Salve a tutti guardiani e benvenuti a un nuovo episodio delle recensioni del Tower. In questo episodio di oggi vi parleremo del primo maleficio, la pistola esotica ottenibile raggiungendo il grado 5 dell'armaiolo. Il primo maleficio ovviamente è un'arma da PvP, quindi la recensione si focalizzerà sul comparto PvP. Il PvE è un'arma sostanzialmente inutile, la sconsigliamo assolutamente come arma esotica da usare in PvE, a meno che non ci si voglia divertire in attività minori, non so, qualche assalto a livello basso, il pattuglio, insomma, non è comunque un'arma da PvE. Dicevamo PvP, allora per analizzare il primo maleficio nel comparto PvP guardiamo come prima cosa le perk. Ha una perk già sbloccata che è Occhio Sanguigno. Usare il mirino fornisce un bonus di gittata, stabilità e velocità di movimento. Questa perk è molto utile, in quanto il primo maleficio pecca in gittata, in stabilità e in ricarica, nonché in cadenza. È quindi una pistola che ha come archetipo quello di avere un altissimo impatto, un'arma da colpi precisi. È esattamente il contrario dell'ultima parola. E infatti, come usavamo noi l'ultima parola? Lo usavamo adesso, lasciando stare quando durante il casato dei lupi era veramente forte sotto le distanze, ma l'ultima parola è stata pensata per essere usata senza mirare, da distanze ravvicinate. Il primo maleficio è esattamente il contrario, cioè dovrebbe essere sempre usata per mirare, sparando in maniera molto precisa, quindi cercando il più possibile di fare colpi in testa. Altre perk del primo maleficio sono triplo colpo, quindi tre colpi precisi in rapida successione ripristino un colpo del caricatore, estrazione celere, che è quindi la permette di equipaggiarla più rapidamente, leggerezza, quindi si rende più agili, e ricarica rapida, che è quella secondo me migliore da equipaggiare, che rende quindi l'arma più veloce da ricaricare. E infine è un'altra perk nominale che è primo maleficio. Le uccisioni precise usando il mirino aumentano la gittata e la stabilità fino alla prossima ricarica. Questa perk è davvero molto utile, in quanto intanto spinge ovviamente l'utilizzatore a eseguire uccisioni precise, che è l'unico modo per essere efficaci con quest'arma. E appunto, se si riesce a ottenere uccisioni precise, si aumentano la gittata e la stabilità. La stabilità del primo maleficio è veramente bassa, quindi questa perk è assolutamente molto utile. A livello di perk l'arma, diciamo, sembra bilanciata, nel senso, se viene utilizzata in modo corretto potrebbe diventare valida. Tuttavia, almeno per la mia esperienza personale, è sembrata un'arma tutto sommato molto difficile da usare, in quanto sì, è appunto a un alto impatto, infatti fa molti danni in critico. Mi è capitato di uccidere un guardiano nemico che era leggermente con lo scudo abbassato, si aveva un po' meno dello scudo pieno, l'ho colpito in testa e l'ho ucciso. È un'arma quindi per giocatori che amano giocare in maniera precisa, è un po' quello che dovrebbe essere l'ideale che Bungie ha detto nel portatile, è un'arma da usare per colpi scelti, per colpi precisi ed efficaci. Tutto sommato in questo momento il crogiolo è dominato dagli impulsi e il primo maleficio contro gli impulsi fatica davvero molto, nel senso, se troviamo un guardiano col morte rossa, malvagio karma, anche senza tempo di spiegare, è molto difficile riuscire a fronteggiarlo. Insomma, o dobbiamo riuscire veramente a essere precisissimi e fare solo colpi critici, oppure se per caso a noi va un colpo a vuoto, un colpo al corpo, lui potrebbe facilmente sconfiggerci. Quindi insomma, valutazione globale di quest'arma, comunque anche in PvP resta bassa, purtroppo non possiamo dargli più di un 7 e non gli do 6 semplicemente perché se un giocatore è abituato a giocare in questa maniera, con questo tipo di cannone portatile, sicuramente può essere efficace. È davvero un peccato perché è un'arma anche tutto sommato lunga da ottenere e insomma, da Tex Meccanica ci aspettavamo qualcosa in più. Questo è tutto guardiani, ci vediamo una prossima recensione e ricordatevi di lasciare un bel mi piace.